Bentornati su Balconi TV Sassari, io sono Laura e con noi Federico Murzi. Ciao Fede. Ciao ciao a tutti. Un Cosa ascoltiamo? pezzo che si chiama Angie. Benissimo, enjoy the show. Non si può vivere col cranio in assedio, col raglio del diavolo in radio uno sputo di cielo. Le tue bianche stanze si spogliano da sole, mi assorda il silenzio, mi acceca l'assenza. C'era un codice antico, disse il delfino alla luna, in quale marea di oceani e di notti ti perdo, vivere col cuore in assedio, fra il ciglio del diavolo in alto uno schizzo di cielo. Le tue sante stanze si vendono da sole, mi acceca il silenzio, mi assorda l'assenza di notte. C'era un codice antico, disse il delfino alla luna, in quale marea di oceani e di notti ti perdo. Non si può vivere col cranio in assedio. Non si può vivere col cranio in assedio. Eccomi, grazie Fede, complimenti. Grazie a voi. Allora, in realtà noi ci siamo già visti, sei già stato nostro ospite, solo che con una formazione diversa, sì, almeno quasi 2 anni fa ormai, no? Diciamo, col gruppo, quindi insomma dai, ci conosciamo già. Cosa è successo? Cosa è cambiato? Come mai ti troviamo in questa nuova veste? Ma è cambiato che per vari motivi il progetto non è andato avanti e io avevo dei brani che appunto in parte non erano mai stati suonati con la band, neanche dal vivo, mai suonati. E ce n'erano anche degli altri che non avevo mai neanche proposto in saletta con la band. E quindi mi sono detto, ma io comunque ho una chitarra, ho una penna, ho delle corde vocali. Vediamo. Perché non andare avanti? Beh, vediamo cosa si riesce a fare. Certo.
E quindi sono andato avanti. E si è parlato di te ultimamente comunque. Sì, sì, se ne è parlato. E tu sicuramente ti riferisci al piccolo festival, esatto, del cantautore. Piccolo festival del cantautore a cui ho partecipato per la seconda volta, tra l'altro, e inaspettatamente mi sono classificato secondo. E quindi dovrò anche registrare, tra l'altro, uno dei brani che ho presentato presso le officine musicali di Antonio Maciocco. Okay. E questo è appunto il premio per il secondo classificato, ma fondamentalmente, al di là del premio, che comunque è una cosa che mi fa estremamente piacere, il piacere più grande per me è stato il riconoscimento, diciamo, di evidentemente anche solo un decimo di quello che ho fatto e passato, è questo per, sì, è arrivato, e questo per me è stato un riconoscimento che va al di là di qualunque premio, onestamente, diciamo. Certo, sicuramente è la soddisfazione più grande. Sì, sì, personalmente sì. E successivamente ho avuto la fortuna di suonare all'ultimo spettacolo, grazie a un'altra persona che ha voluto credere nei miei inediti, ed è Luigi Frassetto, che saluto, è stato peraltro vostro ospite anche, sì, con sì, il suo progetto. E ho avuto anche la fortuna di essere intervistato su Radio Venere Sassari da Francesca Arca, che saluto. e niente, adesso sono i primi passi, insomma, mi sto costruendo piano piano e vediamo. Però sei partito bene, quindi insomma. Sì. Diciamo che è stata una buona partenza inaspettata, ecco. E adesso cerchiamo di non bruciare tutto subito, diciamo, quindi si lavora poco per volta, piano piano, cercando di non bruciare appunto le tappe, mettiamolo in questi termini. Vabbè, la consapevolezza è importante, è anche giusto che tu ponderi le mosse e vai coi piedi di piombo, però non nel senso, diciamo, negativo, semplicemente con la consapevolezza, sì, di fare le cose, certo, nel modo giusto, bene, stando nel modo attenti, giusto. Esatto, e questo, no? Diciamo, questo è il mio programma per il futuro prossimo, ecco, okay. È questo, diciamo, stare attento, andarci piano, camminare in punta di piedi, mettiamolo in questi termini. Va bene, ok, quindi immagino comunque che più avanti vedremo magari un album, un EP, qualcosa, con questa raccolta di questi pezzi, diciamo. Alzo vedremo. Le mani, vedremo, però perché no, ecco, perché diciamo, no? Perché no, okay. Potrebbe essere. E ci informeremo su una pagina che sicuramente costruirai. Sì, perché dovete sapere voi di Balconi TV che il sottoscritto è assolutamente negato con i social. Non sei l'unico, guarda. No, non so bene, questo mi fa piacere, Malcomune Mezzo Gaudio, dice saggezza popolare, però sì. Sì, comunque credo che toccherà farlo e mi impegnerò per farlo nel migliore dei modi, sempre secondo la filosofia della punta dei piedi, certo. Ok, va bene, quindi ti cerchiamo, ogni tanto ti cerchiamo, prima o poi spuntare fuori e lì sicuramente aggiornerai su future date e futuri, cioè, avvenimenti. Ma io comunque già aggiorno sulla mia pagina personale di Facebook, quando capitano degli eventi in cui devo suonare, sono comunque pubblici, okay. Li metto in modo che non li vedano soltanto i miei amici, ma che siano visibili a quante più persone possibile, ovviamente. Oh, grande, perfetto. È già una prima mossa, diciamo, ecco, quel passaggio l'ho capito. One. Esatto, quel passaggio l'ho capito. Bene. Fede, io ti ringrazio, ti faccio un grosso in bocca al lupo per questo nuovo progetto e per tutto. Da Balconi TV Sassari è tutto, io sono Laura, Federico Murzi. Ciao a tutti, ciao.